Deborah Crangelo, capitano della Dynamo Women, alla vigilia della gara vi vedrà impegnate al Palazzo Radimini contro Battipaglia. Avete ripreso a correre, questo possiamo dirlo senza tema e smentita. Grande prova di squadra ieri anche in Eurocup. Sì, ieri è stata una bella prova, abbiamo vinto, come abbiamo detto, siamo felici e soddisfatte per la partita di ieri, però comunque bisogna continuare a lavorare, andare avanti. Domenica ci aspetta Battipaglia, una neopromossa, non da preoccuparsi, però neanche da prendere sotto gamba, perché poi ogni partita è a sé. Noi cerchiamo, no, sicuramente andremo in campo concentrate fin dal primo secondo e poi cercheremo di portare la partita a casa, anche perché saranno due punti importantissimi di cui abbiamo bisogno, e così inizia poi, poi andiamo in Ungheria eccetera eccetera, però comunque siamo pronte per un'altra battaglia e un'altra vittoria. E squadra che sta crescendo anche dal punto di vista mentale, questo lo aggiungiamo noi a margine perché insomma vi seguiamo con particolare interesse, per ovvie ragioni, perché una squadra nuova per 8 decimi insomma avrebbe bisogno, come d'altronde è stato, di un po' di tempo per creare una chimica particolare, però ne parlavamo anche in conferenza stampa, grandi risposte da tutte le giocatrici e i tuoi compagni che vengono chiamate in causa a seconda del momento. Questo significa segno di, come posso dire, di coesione soprattutto. Sicuramente non è stato facile, ci vuole tempo per costruire un gruppo, perché poi il gruppo si vede nei momenti di difficoltà, soprattutto in quelli. Noi stiamo crescendo giorno dopo giorno, ognuna di noi comunque sta dando una mano, sta aiutando proprio le altre compagne di squadra, e questo si vede anche se ci rilassiamo ogni tanto, però poi ci sono momenti di difficoltà dove siamo più unite, delle volte sì, delle volte no, ma questo, il tempo ci aiuterà a crescere. E quindi anche sotto questo punto di vista ci stiamo lavorando e comunque vogliamo dimostrare che abbiamo una mentalità e che la nostra mentalità comunque sarà forte.